Allora, diciamo che è nato questo talk un po' improvvisato qua su due piedi e riguarda un lavoro che ho fatto un po' di tempo fa, come potete vedere. L'idea praticamente è di provare a cercare un modo per rilevare automaticamente delle eventuali intrusioni che potrebbero avvenire su un sistema. Beh, la prima frase è ovvia. In questi anni la pervasività dei sistemi informatici è tale che garantire la loro sicurezza è qualcosa di assolutamente primario. Come possiamo fare per ottenere questo obiettivo? E gli approcci tipicamente sono due. Il primo è quello della misuse detection. È una cosa che conoscete tutti quanti ed è l'approccio adottato dagli antivirus. Cosa vuol dire? L'antivirus ha un database di pattern già noti al suo interno e va a confrontare questi pattern con ciò che rileva sul disco o in memoria. Se li trova, viene segnalata la presenza di un virus. L'altro approccio è quello dell'anomaly detection. Io so che il sistema dovrebbe avere un determinato comportamento. Nel momento in cui il sistema mi va fuori da quel comportamento, segnalo che c'è un problema. Dobbiamo capire però cosa sia questo comportamento, perché è una cosa poco chiara. Facciamo un passettino indietro. Un laboratorio sostanzialmente, lo sappiamo tutti, è una macchina che offre dei servizi, tipicamente sotto forma di processi. Il processo per fare il servizio per cui è stato pensato deve interfacciarsi con il sistema operativo. E come fa ad interfacciarsi col sistema operativo? Tramite le chiamate di sistema. Diciamo, una rappresentazione delle system call che esegue un processo potrebbe essere una buona rappresentazione del suo comportamento. Facciamo un esempio rapido, il file server. Il file server tipicamente dovrebbe attendere una richiesta, ottenuta la richiesta, invia il file che gli sia stato richiesto e chiude la connessione. Questo è un comportamento che è normale di un file server. Nel momento in cui il file server attende la richiesta e nel momento in cui la riceve esegue il nuovo processo, c'è qualcosa che potrebbe non andare. Perché? Perché il nuovo processo potrebbe essere il famoso slash bin slash sh in coda al buffer overflow. E nel momento in cui succede questa cosa, potrebbe essere successo che un attaccante sia entrato sul sistema. Tutti questi comportamenti, diciamo, andiamo ad infilarli su una cosa che chiamiamo modello del processo, modello che dobbiamo in qualche modo costruire. Ci sono due tipi di approcci alla costruzione del modello, la costruzione statica, che è white box. Cosa significa white box? Significa guardando il codice sorgente, e dinamica, che si fa black box, cioè osservando delle cose diverse dal codice sorgente. Il codice sorgente non ce l'abbiamo a disposizione. L'idea praticamente è che lavoriamo in due fasi. La prima è una fase di training che eseguiamo in ambiente sicuro. Una volta che il training ha costruito il modello, questo modello lo diamo in pasto ad un anomaly detection engine che gira quando il processo sta girando in produzione, e se il processo si discosta dal modello, viene sollevato un alert. Quindi queste sono un po' le due fasi dell'approccio. Prima fase di training e costruzione del modello fatta in ambiente sicuro, seconda fase di verifica del modello fatta in produzione. Il problema è, come devo costruire il modello? Devo costruirlo in modo che rappresenti quanto più possibile di un programma, perché se io un programma lo osservo per 10 secondi, sicuramente non osservo tutti i possibili comportamenti del programma, quindi costruisco sicuramente un modello incompleto. E devo trovare delle strategie corrette per fare il training e la costruzione del modello. Strategie su cui direi che adesso non ci dilunghiamo, magari potremo parlarne dopo. Se
se qualcuno è interessato. Il punto fondamentale è che la costruzione del modello può sostanzialmente essere paragonata a qualcosa come la code coverage, se qualcuno ha presente, cioè cercare di stressare tutti i possibili path di esecuzione su un programma per vedere se le cose funzionano come mi aspetto o meno. La costruzione del modello avviene in un modo analogo, diciamo. Da quali dati costruiamo il modello? Come vi ho già annunciato prima, dalle system call. In particolare, quando abbiamo a che fare con una system call, nel momento dell'ingresso possiamo osservare il numero della system call, cioè quale system call è fatta, una open, una close, una write, quello che volete, i suoi parametri e, cosa estremamente importante, lo stack dei record di attivazione e il user space del processo, cioè detto in parole povere, quale funzione stava eseguendo il programma in quel momento. All'uscita della system call, invece, un'altra cosa che è osservabile è il valore di ritorno. Nel caso di una read, per esempio, il numero di caratteri che ha letto, oppure il famoso meno 1 che ci dice che c'è stato un errore, o lo 0 che ci dice che è finito l'input, insomma. Questa è metà della figura che avevamo visto prima. Praticamente abbiamo il nostro processo in osservazione che fa la system call, quindi entra in modo kernel, e qua tutta la cosa l'avevo implementata ai tempi usando dtrace per non dover andare a mettere codice mio in modo kernel e andare di conseguenza ad avere i problemi che sappiamo che si hanno quando si lavora in modo kernel. Quindi arriva la system call, viene intercettata dalla entry probe, che è una probe che viene attivata nel momento in cui si entra nella system call, viene eseguito il codice, si esce dalla system call, l'uscita è di nuovo intercettata dalla probe e il processo poi continua in user space. dtrace nel frattempo ha intercettato tutto e lo ha registrato nel modello. Allora, il lavoro che ho fatto io non è nulla di nuovo in realtà, queste cose si fanno già da metà a fine degli anni 90. Il problema è cosa sono in grado di imparare i modelli già esistenti. Nel 2001, per esempio, è stato proposto un modello. Poi vedrete gli autori nei riferimenti, che non utilizza la struttura dello stack, non utilizza parametri né valore di ritorno, niente, utilizza solo i numeri della system call. E il modello che viene costruito è praticamente un automa a stati finiti. Per quanto valido possa essere questo modello, diciamo, può essere facilmente fregato, cioè se uno fa un buffer overflow e c'è questo modello che controlla l'esecuzione del processo, quasi sicuramente viene beccato. Se si fa qualcosa di più sofisticato, a questo modello sfugge. Il primo motivo sicuramente è che questo è un automa a stati finiti. Un programma tipicamente è qualcosa di più complesso, tant'è che i linguaggi di programmazione al minimo sono linguaggi context free, se non qualcosa di più complesso. E nel 2003 e nel 2004 si è pensato, andiamo a guardare la struttura dello stack in user space. E sono usciti i modelli VTPath e Execution Graph. Nel 2006 si è iniziato a pensare, perfetto, andiamo a vedere anche i parametri, così oltre a ricostruire il flusso di controllo del programma, andiamo a ricostruire anche il flusso dati. Quello che succede è che non è stato proposto nessun modello che va a sfruttare tutte e due le informazioni. Uno a questo punto potrebbe dire, beh, scusa, fai girare tutti e due i modelli contemporaneamente e hai fatto la cosa. Non funziona. Perché ci sono degli attacchi che possono eludere entrambi i modelli. L'idea è quella di proporre un modello ulteriormente sofisticato
che è in grado di beccare anche questo tipo di attacchi, quelli cioè che sfuggono ai due modelli basati su control flow e data flow. Allora, qua dovrei introdurre un bel po' di dettagli. Comunque, questo praticamente è un execution graph. Queste sono delle proprietà del flusso dei dati del programma. Cosa vogliono dire? Allora, io faccio eseguire il programma una prima volta, vedo che il file descriptor alla riga 4 che mi viene dato dal sistema operativo è 1. Poi il programma va avanti, viene fatta la write, il file descriptor a riga 10 continua ad essere 1, a riga 11 viene fatta la close e continua ad essere 1. Nuova esecuzione del programma, a questo punto la condizione è diversa, si va a finire qua, riga 6, 2, riga 10, 2, riga 11, 2. Le proprietà data flow che i modelli che esistono sono in grado di apprendere sono queste, diciamo, che questo e questo devono essere uguali e che questo e questo devono essere uguali. E questo dove ci è scappato? FD4 non è stato nominato, ai modelli esistenti sfugge, è una cosa che i modelli esistenti non sono in grado di rilevare, perché? Perché non sono in grado di apprendere delle alternative, quindi la prima idea nel mio nuovo modello è stata, vediamo se riusciamo a fargli apprendere delle alternative. Questo per quanto riguarda il data flow. Per quanto riguarda il control flow, osservando le chiamate di sistema e osservando lo stack nel momento in cui vengono fatte, io riesco a costruire strutture dati del genere, questo è l'execution graph, quello che era stato proposto nel 2004, che è una struttura dati fatta in questo modo, molto semplice, punto del programma, linea tratteggiata, ingresso nella system call, linea con i puntini, uscita dalla system call, linea continua, passo da un punto all'altro all'interno della stessa funzione. Di nuovo ingresso, uscita dalla system call, e di nuovo ingresso, uscita dalla system call, e il programma termina. Oh, vediamo un po'. Modello data flow. Queste di cui abbiamo parlato prima, queste qua sono proprietà binarie, cioè che riguardano due entità differenti. Una cosa è uguale ad un'altra cosa, quindi ci sono due cose coinvolte. I modelli data flow sono anche in grado di apprendere delle proprietà unarie, cioè proprietà del tipo il messaggio che deve stampare log con la write di riga 2 può essere questo oppure questo. Nel caso di proprietà unarie siamo in grado di apprendere il discorso dell'OR, diciamo, tra virgolette. Bene, quindi ricapitolando, l'execution graph è un modello che è buono, è molto accurato, e il data flow ha delle debolezze. L'avevamo visto prima, non parla del file descriptor in un determinato punto del programma e le informazioni raccolte sono troppo grossolane. Perché? Torniamo un attimo indietro. Perché? Guardiamo una cosa. Se log è chiamata in un certo modo, verrà stampato un messaggio. Se log è chiamato in un altro modo, verrà stampato un altro messaggio. Cos'è questo modo? Beh, è esattamente lo stack in user space al momento in cui la funzione è chiamata. Allora, vediamo un po'. Se io qua ho la funzione server che chiama out user, che chiama log, ok? Lo stack in user space in quel momento qual è? Chiamata di sistema, log, out user e server. Qua la cosa funziona nello stesso modo, solo che lo stack in user space è differente. E di conseguenza l'altra idea è, benissimo, andando a guardare lo stack in user space, siamo in grado di differenziare i parametri delle chiamate di sistema in base a qual è il pezzo di codice che ha chiamato la chiamata di sistema. È abbastanza chiaro? Boh.
Ok, come dicevo prima, anche se prendiamo questi due modelli e li usiamo insieme, le cose non migliorano. E l'idea è dire, benissimo, mentre costruisco il modello control flow per costruire l'execution graph, uso delle informazioni che poi al modello data flow tornano molto utili. Queste informazioni sono la struttura dello stack. E la mia idea quindi è stata, ve l'ho già accennato, che prima apprendevo per quanto riguarda le relazioni unarie, cose del genere, quindi il messaggio stampato da una chiamata di sistema, passatemi quest'ultima frase, può essere o questo o quest'altro. Ora vado a prendere proprietà più complesse, cioè se lo stack è una determinata cosa, allora quella chiamata di sistema deve stampare questo. Se invece lo stack è quest'altra cosa, allora la chiamata di sistema deve stampare un altro messaggio. Nel momento in cui succede che queste cose non sono verificate, segnalo che c'è qualcosa che non va. Questa, vi renderete conto, è una proprietà molto più precisa di questa qua. Quindi riesco ad avere un controllo molto più fine su quella che deve essere l'esecuzione del programma. E come dicevo prima, il problema con le proprietà binarie era che il sistema, esistente proposto nel 2006 non è in grado di apprendere delle alternative. E l'algoritmo che invece propongo io è stato dotato appunto di questa capacità ed è in grado di apprendere delle proprietà di questo tipo. F di 10 può essere uguale a F di 4 o a F di 6, e infatti se andiamo a guardare il codice, dov'era? Eccolo qua, il file descriptor alla riga 10 può essere uguale a quello alla riga 6 o alla riga 4, perché nel momento in cui usciamo da l'if, il flusso si ricongiunge e arriva qua. Inoltre, il file descriptor alla riga 10, che era quello della write, deve essere uguale al file descriptor che viene dato in pasto alla close a riga 11. Quindi, diciamo che questo algoritmo è in grado di apprendere qualcosa di più raffinato. E quindi il nuovo modello che propongo è che abbiamo un data flow potenziato e che informazioni che mi erano state utili per costruire il modello control flow adesso vengono sfruttate per costruire anche il modello data flow, per cui ho un'efficienza molto maggiore nella costruzione, cioè nell'uso delle informazioni che raccolgo. E la nuova struttura dati che viene costruita per il modello, diciamo, è un execution graph etichettato da cosa? Etichettato dalle proprietà che devono soddisfare i parametri delle chiamate di sistema in quei determinati punti. Questo diciamo, mi permette di rilevare degli attacchi completamente invisibili agli altri due modelli. Vabbè, direi che non sto a dilungarmi su quelli che sono gli algoritmi. C'è un discorso da fare su falsi negativi, su falsi positivi. I falsi negativi, a parità di training, si intende, rispetto ai modelli esistenti diminuiscono. Perché? Per questo motivo qua, perché il nuovo modello cattura tutti gli attacchi precedenti più altri. Per i falsi positivi lì sinceramente c'è da lavorarci ancora un po', perché è una questione delicata, sono legati alla qualità del training. Come vi dicevo prima, magari un'integrazione con dei tool di code coverage potrebbe aiutare, però sì, non ho ancora molti risultati da questo punto di vista, è necessaria un'analisi un po' più estensiva. Quindi per concludere, cos'è successo? Osservo in modo più fine l'esecuzione dei processi,
Questo mi permette di vincolare, di incanalare molto di più un processo mentre gira e quindi c'è meno spazio per gli attacchi, cioè per un attaccante diventa molto difficile inventarsi un attacco che non venga scoperto dal modello. E l'approccio, come ho detto più volte ormai, in questo caso è bidimensionale invece che unidimensionale come gli altri. E, sviluppi futuri, qua si potrebbe per esempio aggiungere una terza dimensione, cioè, se ci pensate un attimo, questo modello qua cosa fa rispetto al denial of service? Niente. E, si dà una dimensione statistica e quindi cosa vuol dire dare una dimensione statistica? E, non ho neanche un grafo con dei loop, però supponiamo che in un programma ci siano dei loop e potrei dare un peso ai loop. Cosa vuol dire dare un peso ai loop? Sostanzialmente contare quante volte durante l'esecuzione del programma sono stati attraversati. E questa è una quantità che vado a misurare quando faccio il training. Nel momento in cui vado a portare il programma in produzione e a verificare che sia conforme al modello, se vedo che il conteggio dei loop è sballato, potrei avere un denial of service. Perché? Perché supponiamo di avere un loop che al suo interno per qualche motivo fa una malloc. Quella malloc è dentro un if e di lì ci passa una volta sola. Se scopro, mentre sono in esecuzione, che inizio a passarci tante volte, l'attaccante potrebbe aver fatto in modo che il mio programma inizi a loopare su quel pezzo di codice lì e farmi finire le risorse di memoria, no? Quindi questo è un possibile sviluppo del modello. Un altro sviluppo è l'applicazione a sistemi virtualizzati. Perché? Una cosa del genere o gira in user space con cose come dtrace, come l'ho fatto io, o si va a metterla direttamente dentro in kernel space. Il problema è che, a parte che l'attaccante nel momento in cui ha accesso al kernel, la macchina è ben che compromessa e quindi può accorgersi di quello che vuole, può iniziare a rimappare le chiamate di sistema, può fare qualunque casino. E comunque, se io voglio monitorare una macchina che è virtualizzata, invece di mettermi all'interno del kernel della macchina che sto virtualizzando, mi metto all'interno del kernel che sta facendo girare l'hypervisor, così guardo le cose da fuori invece che da dentro. In poche parole, implementativamente, vuol dire invece che intercettare l'int 80, intercettare l'int 81, che è quello che usa Xen per fare le hypercall. Un terzo sviluppo potrebbe essere quello di costruire staticamente, cioè a tempo di compilazione, la parte control flow del modello, ma vabbè, questo è un po' un dettaglio, potrebbe renderlo più preciso in effetti, perché a compile time ho la visione su tutto, a runtime invece ho la visione solo dei pezzi di codice dove passo. E tutto qua. Volendo parlare un attimo di costi computazionali del modello, il costo del training non è che ci importi più di tanto, perché è una cosa che facciamo one shot e anche se ci crea un po' di overhead, non importa. In ogni caso, ho anche proposto una struttura dati che permette di fare questa cosa in modo abbastanza efficiente. Il costo della verifica invece è molto importante che sia basso, perché deve essere fatta in real time, deve essere fatta quando il sistema sta girando. E quello che si riesce a fare è che la verifica della conformità dello stack al modello la si riesce a fare in tempo lineare se vado ad implementare tutto con delle hash tables. Però in ogni caso dipende da quello che sto apprendendo rispetto ad un parametro e dipende moltissimo dalle strutture dati appunto che sto usando nella mia implementazione.
Il modo corretto di implementare efficientemente questa cosa è appunto tramite le hash tables. E non lo so, io credo di aver corso, di aver tralasciato molti dettagli, e per cui se avete delle domande me le potete fare assolutamente, qua ci sono un po' di riferimenti se vi interessa, e tutto qua, io ho concluso così. Sì. Naturalmente lì si tratta di implementare un po' di intelligenza nel software di apprendimento, insomma. Se vedo che il loop in tutte le esecuzioni che vado a vedere è cioè il numero di giri del loop è sostanzialmente costante in tutte le esecuzioni che vado a vedere, ok, posso dire qualcosa sul loop. Se invece vedo che mi sballa, se vedo che mi sballa non posso dire niente. Lì si tratta di fissare delle soglie. È un approccio un po' del cavolo, perché chi ti dice che hai fissato le soglie bene? È la classica roba statistica che fai, che può essere funzioni, che per forza, assolutamente sì, se non fatta bene. Ed è molto facile non farla bene. Prossimi? Basta. Grazie mille per l'attenzione a tutti.